Si è concluso a Bologna il 15° congresso nazionale FIAIP. Al termine di un percorso unitario, il congresso ha riconfermato a larghissima maggioranza Giambattista Baccarini alla presidenza FIAIP anche per il prossimo quadriennio. Il programma che abbiamo intenzione di portare avanti si sostanzia in un acronimo che è LSI, Lavoro, Sindacato, Innovazione. Dal punto di vista del lavoro, il nostro obiettivo è completare il percorso paranormativo con l'Uni. Il secondo obiettivo è quello del sindacato. Dal punto di vista politico, l'obiettivo è quello di tutelare completamente la nostra terzietà. Infine, sull'innovazione, vogliamo continuare il percorso di innovazione digitale e innovazione tecnologica della nostra federazione, puntando prioritariamente sul cercacasa.it. Nella kermesse bolognese, Baccarini ha presentato il programma della sua nuova squadra per un ricambio generazionale pronto ad accogliere le sfide del futuro in una visione innovativa della professione immobiliare. L'obiettivo di FIAIP è di essere un sindacato moderno, diventare un punto di riferimento, una casa delle professioni immobiliari. Durante le 3 giorni è emerso con chiarezza che il settore immobiliare stia fungendo da traino per l'intera economia nazionale, come risulta anche da alcune recenti ricerche Istat. Ma quello che emerge importante è che questa crescita è trainata dall'immobiliare in 2 grandi componenti. Da una parte dalle transazioni e dall'altra con tutto il tema delle ristrutturazioni. Le previsioni del nostro servizio studi per la crescita degli investimenti nel 2021 sono di oltre 15 punti percentuali e se guardiamo la componente degli investimenti legata al mondo delle costruzioni, noi stimiamo una crescita di 20 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Durante l'incontro non potevano mancare alcune riflessioni sui temi di maggiore attualità nell'agenda politica nazionale. Noi sulla riforma del catasto abbiamo lanciato un allarme sin da subito, prima ancora che venisse presentato il testo in Consiglio dei Ministri, innanzitutto perché si era stabilito in Parlamento che non fosse trattato, che non dovesse essere trattato questo tema nella riforma fiscale. Poi, visto il testo, anche per segnalarne i pericoli. Il congresso è stata anche un'occasione di confronto con esponenti politici di ogni schieramento sulle novità che governo e Parlamento potrebbero introdurre sul tema della casa. Il settore immobiliare è fondamentale. Noi siamo favorevoli alla proroga del bonus del 110% per le ristrutturazioni. Vogliamo che si faccia una legge moderna per la rigenerazione urbana. Riteniamo che anche sui temi del catasto ci si debba muovere con assoluta prudenza. Sono temi che preoccupano tutto il mondo produttivo che ruota attorno al mercato immobiliare. Noi sulla riforma del catasto siamo particolarmente preoccupati perché così come viene impostata, nonostante le deboli rassicurazioni che non ci sia invarianza di gettito e che inizierà, diciamo così, ad avere un effetto reale solo tra 5 anni, in realtà secondo noi è gettare le basi per un aumento del carico fiscale sulla proprietà immobiliare. Sarà dunque la nuova squadra eletta a Bologna ad accogliere queste sfide e ad indicare nuove soluzioni per lo sviluppo del settore e del sistema paese.